Buongiorno, benvenuti in questo nuovo interattivo, brevissimo interattivo che ha per titolo Farà una qualche mossa? Si muoverà? Cosa farà? Quindi farà una qualche mossa quest'uomo o questa donna? Se siete uomini sapete che dovete cambiare il genere. Allora, intanto grazie. Come al solito ringrazio tutti quelli che si sono iscritti al canale, sapete che è assolutamente gratuito, che se attivate la campanella verrete avvisati di quando comincerò a caricare i video degli oroscopi, i video dei vari video settimanali. Questo è un video in ritardo perché questo è il video che doveva essere del lunedì, quindi adesso dobbiamo recuperare. Abbiamo tanti video da fare nei prossimi giorni, tantissimi. Quindi attivate questa campanella perché sono tantissime novità, tanti video da fare. Ma sono presa comoda, devo dirvi. Vabbè, ho avuto altre da fare. Allora, cominciamo adesso rapidamente questo video. Andiamo a fare le solite tre varianti, come al solito. Vi ricordo che useremo la pietra di luna. Perché la pietra di luna? Perché siamo sotto il plenilunio, oggi è 28 e dopodomani, no, il 31 abbiamo il plenilunio in toro. Andiamo a usare poi anche, ok, mi piace questa, l'acqua marina. E andiamo a usare anche la, che usiamo, vabbè, il classico quarzo rosa, via. Parliamo d'amore quasi sicuramente. Chiaro, potremmo anche non parlare d'amore, potremmo anche parlare, non so, di una situazione. Cos'è che si vede in questo video? Fatto, non si vede più. Allora, possiamo anche parlare di una situazione lavorativa, professionale, una risposta che attendiamo, quindi si farà sentire in questo senso, ok? Quindi si farà sentire, avrò notizie, avrò sue notizie a breve. A breve. Facciamo entro la fine dell'anno, mettiamoci un tempo, entro la fine dell'anno, quindi entro la fine dell'anno si farà sentire, avrò sue notizie. Chiaramente se abbiamo dei rapporti sentimentali sono rapporti in questo momento fermi, bloccati. Ok, allora, pietà di luna, serenità, acqua marina, quarzo rosa, fate la vostra scelta, sapete che chiudete gli occhi, vi concentrate sulla persona e dopodiché aprite gli occhi e vedete dove è caduta la vostra attenzione. Se in qualche modo la vostra attenzione fosse catturata da due varianti, sentite tutte e due, significa che c'è un messaggio che vi deve arrivare. Ricordatevi che se, chiaramente, se avete più domande, nel senso si farà sentire il mio datore di lavoro, si farà sentire una certa persona, ok, potete scegliere due varianti indistintamente. Ok, io comincio. Se non siete riusciti a scegliere la variante, mi raccomando, mettete in basso il video proprio a questo punto e vedete di prendervi la variante. Questa la metto dietro qua che non si vedono. Ok, pietra di luna, proprio davanti agli occhi, ve la metto. Perfetto. No, userò queste, userò quali carte uso? Userò al solito, facciamo una cosa generale, però molto molto breve, al solito. Dunque, questa persona di cui chiedete. Se si deve fare sentire o non si deve fare sentire per la pietra di luna. Vediamo un attimo chi è. So che oggi la visuale è quella che è. Mi è appena cascato il telefonino, proprio appena iniziato. No. Allora, è una persona che da tanto tempo vi deve una risposta, oppure da cui aspettate un movimento da tanto tempo. Direi che questa è una situazione assolutamente sentimentale, eh? Qui non mi pare che ci sia spazio per altro, per cui se avete scelto questa variante per una risposta lavorativa o professionale, cambiate variante, ve lo dico subito. Non c'è spazio per nient'altro, abbiamo un quarto chakra, abbiamo una connessione d'amore, no, direi proprio che questa persona comunque non sta benissimo,
Questa persona sta chiudendo un rapporto, sta chiudendo un matrimonio o sta semplicemente, da un punto di vista anche lavorativo, soffrendo. Per cui è in una fase assolutamente di negatività, tra virgolette, di situazione negativa. Ecco, negatività non mi piace perché qualcuno la intende in altri modi, di situazione negativa. La sua porta. La sua capacità di essere positivo e di essere felice in questo momento no, è quasi inesistente, ve lo dico subito, è quasi inesistente. L'unica cosa che ha è che prova dei grandi sentimenti, quindi è una persona che prova dei grandi sentimenti, ma molto forti, vi dico, però è nel pieno di un fermo totale, ma per fermo totale anche di fare un passo verso qualcosa che che lo possa fare stare bene, non esiste. Non riesce in questo momento, è completamente bloccato. È una persona da cui aspettate notizie da tanto tempo. Ok, se non vi siete ritrovati, mi raccomando, cambiate. Cambiate. Ok, andiamo a vedere con questa. Vediamo se ha deciso in qualche modo di porre fine a questo silenzio che c'è tra voi, di darvi o questa risposta, o questa comunicazione, di avvicinarsi. Sette, 777. Se volete giocatevi questi numeri. Eh sì. Lento, sì, questo cavaliere è proprio lento. Mamma mia. Allora, questo è un cavaliere lento, lentissimo, indeciso, che Dio solo lo sa. Ha chiuso anche in maniera veloce una storia che era molto bella per lui, ma che gli ha causato tanto dolore, tanto rimpianto, tanta incertezza. Tanta incertezza. Io credo che di qua a fine dicembre un qualche movimento da parte di quest'uomo ci sarà. Sicuramente c'è un movimento da parte del mio telefonino, come al solito arrivano messaggi a quest'ora, cioè non so più a che ora devo fare messaggio, di notte, di giorno, pomeriggio, se non stacco, se non mi dimentico, se mi dimentico di staccare la connessione, addios, arrivano i messaggi. Allora, sì, è una persona che probabilmente si rifarà avanti con molta calma. Sapete però che una persona con cui, quello che mi dicono le carte, ha chiuso una situazione che era felice, che era positiva, e l'ha chiusa con tanti rimpianti, con tanta indecisione, ma tra l'altro rimanendoci particolarmente ferito, particolarmente ferito. Potrebbe essere un segno di spade, quindi un segno d'aria, o un segno di terra. Potrebbe, ricordatevi che queste sono le scicchierie. 8 di spade. Sì, è una persona che si è chiusa proprio. Si è chiusa assolutamente. Questo era sì un rapporto sentimentale, era sì un rapporto bello ed è un rapporto a cui adesso guardiamo con tante incertezze, tanti dubbi, perché vorremmo riaprirlo, ma non siamo sicuri che sia la scelta giusta. E voi rimanete, probabilmente voi siete dei segni d'acqua, probabilmente, non è sicuro, o d'acqua o di terra, anche voi. Probabilmente voi siete lì ad aspettare. Ho una carta della morte, però questa morte in queste carte è più una trasformazione, è più un andarsene via per trovare il meglio. Non lo so perché lo vedo così.
Anche qui aria, quindi aria. L'aria prevale in questo passo di bastoni. Allora, io credo che sì, c'è un movimento da parte di quest'uomo. In ogni caso, probabilmente ci sarete anche voi a fare un movimento, uno qualsiasi. Però dovete stare attenti che non sia un movimento. Allora, io vi direi. Se quest'uomo o questa donna sono in un altro rapporto, quindi se voi siete la terza persona, non fate nessun movimento, vi può portare solo dolore. Aspettate, perché prima o poi torna, prima o poi viene quest'uomo, prima o poi riapre i cancelli. Se siete in un rapporto a due, aspettate, però non dimenticate, cioè tenete bene in mente che quest'uomo ha un'energia molto di contrasto in questo momento, se siete voi che volete farvi avanti, ok? Quest'uomo ha un'energia molto di contrasto in questo momento, molto di combattimento, ok? E potrebbe addirittura mettere fine a questa storia del tutto, a chiudere questo ciclo, mentre invece voi vorreste riaprirla se volete un contatto da parte sua, quindi. Vi consiglio, se aspettate il movimento, perché il movimento ci sarà, un movimento ci sarà lento con i suoi tempi, ma ci sarà. Perché se avete intenzione di agire voi, le carte non sono per niente positive. Se siete una terza persona, lui vi si mollerà proprio contro, causandovi tanto dolore. Se siete la seconda persona, quindi se siete in una coppia, un rapporto di coppia, o se eravate in un rapporto di coppia, sappiate che questa sarà l'occasione per chiudere questo rapporto da parte di lui, eh? Per chiudere, isolarsi. Quindi state attenti, la comunicazione aspettatela con calma, mettetevi lì pazienti, molto pazienti, perché ci sarà. Non adesso. Dovete aspettare un attimo, però ci sarà. Va bene? Quindi questa è la comunicazione. Andiamo a vedere di che parla però questa comunicazione, perché noi non siamo contenti se non sappiamo magari che parla. Facciamo velocissimamente per sapere se è una comunicazione positiva o negativa magari. Abbiamo capito che se ci approcciamo noi è negativa. Vediamo se si approcciano loro, se gli diamo il tempo di arrivare loro, se la situazione è positiva o negativa. Però allora, quest'uomo, questa donna si approcceranno per porre in equilibrio di nuovo certe cose che non sono più in equilibrio, per aggiustare un attimo il tiro. Soltanto che mi dispiace dirvelo, in questa coppia, questa comunicazione arriverà a far crollare del tutto quel poco che era rimasto. Questa riapertura farà crollare quel poco che è rimasto. Quindi, prima variante, si rifarà sentire di qua a Natale? Sì, vi dico che probabilmente si farà sentire di qua a Natale. Voi non fate niente perché andate semplicemente a peggiorare la situazione. Però anche se si fa sentire di qua il Natale, all'inizio sembrerà bello perché lui, quest'uomo, vuole rimettere equilibrio, vuole ricreare l'ambiente che voleva, che aveva dall'inizio, vuole ricreare, vuole rimettere cose in equilibrio, però, tanta sofferenza c'è stata che non è possibile superarla questa sofferenza. Non adesso almeno, non con queste energie. Per cui questa storia andrà nuovamente a crollare. Ok, questa era la pietra di luna. Se vi è piaciuto mettete un like, se vi siete ritrovati scrivetelo nei commenti. Se
con tutti quelli che hanno scelto Abile Luna. Ci risentiamo per i prossimi video. Adesso passiamo alla acquamarina. Acquamarina che è anche la pietà del quinto chakra, della parola, quindi effettivamente questa voglia di comunicare si vede anche da questo tipo di carta che avete scelto. Andiamo a vedere chi è lui per l'acquamarina. Chi è lui o chi è lei? Chi è lui o chi è lei? Oggi tutti il quarto chakra bello aperto. Allora, questa persona, strano, ho girato le carte, le ho girate, le ho rimischiate, le ho prese, mi escono due stesse carte con la situazione di prima. Quindi c'è qualcuno che deve ascoltare questo messaggio e che probabilmente vedrà anche più video. Allora, questa è la persona piena di ansia, quest'uomo. Ansia perché lui è stato troppo tempo indeciso, non sapendo che fare, se comunicare o no. Se comunicare, se farsi avanti, se fare un certo tipo di percorso, per cui è molto ansioso perché ha paura di aver rovinato qualcosa. Molto, comunque in ogni caso è un tipo ansioso proprio di suo. Però direi che è stato così tanto tempo indeciso che adesso ha paura di aver rovinato qualcosa. Vediamo che cosa. Allora, acquamarina, andiamo a vedere se quest'uomo si farà sentire di qua alla fine dell'anno. Poco fa aprivamo con l'asso di denari, ve l'ho detto, c'è qualcuno che andrà a sentire più varianti, ne sono convinta. Poco fa aprivamo con l'asso di denari, mannaggia. Ok, adesso smazziamo con l'asso di denari, fondo mazzo. Adesso abbiamo il 2 di spada a fondo mazzo. Allora, io vi dico che anche questa volta abbiamo davanti segni di terra, segni di aria. Probabilmente anche un segno di bastoni, probabilmente, ma sì, questo uomo si fa sentire. E vi dico perché si fa sentire, perché questo uomo è innamorato pazzo. Ha intenzione di proporvi qualcosa per migliorare questo rapporto. Si farà sentire perché ha intenzione di venire verso di voi. Nonostante l'indecisione, perché è ancora indeciso, quest'uomo ha intenzione di venire verso di voi. Però, nel momento in cui viene verso di voi, si comporterà in maniera molto rigida. Quindi andiamo a vedere perché. Questo sarà molto pericoloso, soprattutto con le parole. Allora, questo viene a proporvi qualcosa di apparentemente nuovo.
dopo un periodo in cui è stato male, siete stati male entrambi probabilmente, in cui l'avete atteso, in cui però lui si crogiolava, probabilmente in un altro rapporto, ve lo dico, stabile magari. In ogni caso, in cui pensava di avere tutto, ma poi fondamentalmente non sentiva di averlo. Verrà però con un'energia molto particolare anche l'inizio di questi messaggi, perché secondo me inizia soprattutto con i messaggi. Inizieranno all'insegna di quasi un duello verbale fra voi due, direi. In cui però voi avete la percezione che qualcosa non sia chiaro, che non vi sia detto chiaramente. Qualcosa che in ogni caso tende a trattenervi, no? Che secondo voi non vi sia detto chiaramente. Però sicuro che avviene. Vediamo poi il risultato finale. Se sono troppe. Allora, il risultato sarà molto bello. Per quanto ve lo dico, quest'uomo in ogni caso ha deciso di rimanere nel suo potere. Belle carte, assolutamente. Sì, non solo si farà sentire, ma vi dico che secondo me ricominciate anche una storia voi due. Una storia a due, molto bella, in cui lui comunque sarà molto tosto, entrando nel suo potere, lui vuole, rivuole quello che ha sognato fino adesso, e lui vuole una bella storia. E secondo me riuscite ad averla, nonostante le incertezze, anche nel momento in cui si approccia, ci saranno ancora incertezze sia da parte vostra che da parte sua. Però, belle, molto belle queste carte. Sì, secondo me, quando ritorna, ritorna in tutti i sensi quest'uomo, non ritorna così tanto per, ma ritorna per intraprendere qualcosa di nuovo e di bello, di nuovo e di molto bello, di molto ricco da un punto di vista proprio affettivo. Belle carte. Ok, ve l'ho detto che il video era molto breve, quindi sono delle stese molto veloci, giusto per avere risposte veloci. Questa è l'acquamarina, la stessa dell'acquamarina. Se vi è piaciuto mettete un like, se vi siete ritrovati scritto nei commenti. Andiamo adesso al quarzo rosa, la pietra del cuore. Allora, andiamo a vedere. Mettiamo qua. Di che cosa stiamo parlando? Acquamarina, qual è la situazione? Mamma mia, tutte le carte al contrario a quest'uomo, o questa donna, ricordatevi. Ma è una donna che forse per la troppa gelosia ha deciso di andarsene, una donna, un uomo, forse perché sottoposto soprattutto a gelosia, io direi, ha deciso di andarsene, di chiudere questo rapporto. Stanco, molto stanco.
Ha preso la porta e se n'è proprio scappato, direi. Mi sa proprio di scappare. C'era un problema legato o a delle ipotetiche storie di sesso, o in ogni caso una gelosia spietata, oserei dire, no? Subita, direi, perché non mi viene all'impiedi. Subita. Da parte di una donna. E che direi è stato questo il motivo per cui quest'uomo si è allontanato, eh? Direi proprio di sì. Vabbè. Allora andiamo a vedere qualche altra notizia di questa. Allora, quest'uomo o questa donna della variante del quarzo rosa ritorneranno, scriveranno, manderanno un messaggio, daranno una comunicazione di qua a fine anno. Ma assurdo, guardate cosa c'è di nuovo qua. Sì, direi di sì, però no, non siamo sicuri, però dico per ridere, ho smazzato per l'ennesima volta. Lasso, questa è una persona senza equilibrio, l'ho detto io. Allora, non vi posso dire che certamente comunicherà, sicuramente ha tanta voglia di farlo. La prima carta viene il due denari, sicuramente ha tanta voglia di farlo, probabilmente il due denari è anche il messaggio, no? Probabilmente lo farà. È una persona comunque che sta cercando un equilibrio all'interno di una situazione che comunque è destinata ad esplodergli fra le mani o che è esplosa. Direi che forse siamo in una sezione a tre qua. Direi proprio di sì. Direi proprio di sì. Che gli è un attimo esplosa fra le mani. Quest'uomo ha chiaramente alzato le barriere, no? Ed è andato via. Ed è andato via. O vi siete allontanati voi, non lo so. Probabilmente potreste anche separare da voi, ma diciamo che forse è andato via lui. Perché qualcosa si è disvelato. Qualcosa è venuto alla luce, ha sconvolto. Quello che era stabile. Ha sconvolto quello che era fisso, chiaro, inattaccabile, inalienabile in teoria, no? Come il suo rapporto fisso. Ancora una volta due di denari, questo messaggio che arriva e in ogni caso questa grande incertezza, questo bisogno di equilibrio. Tutti i cavalieri ci sono, non ce ne manca nessuno. Allora abbiamo qua noi coppe, denari, bastoni, quindi abbiamo segni di terra, segni di acqua, segni di fuoco. Effettivamente mancano i segni d'aria. Quest'uomo non sa che fare, vorrebbe venire, prova una grande passione, eh? Una grande passione, vorrebbe anche da un punto di vista sentimentale aggiustare la cosa, però è molto indeciso, è crollato ancora qui, è crollato il suo mondo di certezze. È crollata la sua situazione stabile e lui si è allontanato, lui o lei si è allontanato.
Era convinto di avere tutto fra le mani. Adesso invece è come se si sentisse costretto a ricominciare da capo, abbandonando tutto quello che aveva. Una sensazione strana che mi arriva questa carta. Sì, sicuramente non è stato a tre comunque, eh? Continuo un altro tè di coppa. Penso che quest'uomo si farà sentire, dopo tanto altalenare comunque, perché non è sicuro, lui non è certo di volersi fare sentire, lui non è certo di voler riaprire questa storia, io ve lo dico, per quanto sia attratto, attratto tantissimo da voi, non è così certo, però ha l'energia del matto. Una persona che dentro di sé è come se si fosse isolata, no? All'apparenza è molto anche gioviale, tra virgolette, no? Regale nell'apparenza, eccetera, eccetera, ma è soltanto una persona sola che sta cercando di capire dove deve andare e che deve fare. E lo fa a volte con un senso di spossatezza, con un senso di stare alla larga da tutti. Sì, molto particolare questa carta. Molto particolare questa carta. Come se si volesse nascondere. Torna, secondo me torna quest'uomo. Il messaggio lo manderà, la comunicazione inizierà in qualche modo perché lui ha tanta voglia di farlo. Da un punto di vista è passionale e sentimentale. Perché devo dire che in queste sei carte ci sono tantissimi sentimenti. Quindi sì, ok, era una storia a tre in cui qualcosa è stato scoperto ed è crollata all'improvviso questa storia, ma quest'uomo sta male perché sentimentalmente è coinvolto in questa storia che deve invece tenere nascosta dentro di sé, addirittura ancora dentro di sé. Andiamo a vedere quando torna, come torna, o almeno quando si fa sentire, ecco, perché io qua proprio ritorno, quando si farà sentire, nonostante ci siano tutti questi cavalieri. Rieccolo il nostro re di bastoni. Lui ritorna con l'energia del re di bastoni. Allora, questo uomo torna, per tornare torna, abbiamo pure il mago qua, torna, vuole dare un nuovo inizio, ma il nuovo inizio sarà ancora in una storia a tre in cui voi sarete soprattutto, siete soprattutto la sua passione, no? Una persona verso cui viene trascinato soprattutto da un punto di vista fisico. Ci sono anche sentimenti in questa scelta, cioè, questo io non lo metto in dubbio, però vi dico che soprattutto l'evolversi della storia nel momento in cui andrà a ricominciare, ricomincerà in questo senso. Inizialmente, poi come sa, andrà veramente e come proseguirà, possiamo andarla a vedere dopo. Sì, tanti bastoni. Assolutamente sarà in questo senso. Questa è una storia destinata a rinascere, ma a rinascere come una storia sessuale. Ma destinata a rinascere proprio. Lui è deciso, si deciderà almeno, perché per ora c'ha tanti due di denari, tante indecisioni, oltre che messaggio, il due di denari e l'indecisione, oltre che messaggio, tante non saprà stare in equilibrio, non sa bene dove andare. Lo farà, faccio due o tre cavalieri, però vi dico, tornerà nelle stesse modalità di prima, se non peggio, non so quali erano le vostre modalità, perché tornerà proprio come una persona il cui unico motore è la passione e la fisicità. Ok, questa è la scelta del quarzo rosa. Se vi è piaciuto mettete un like, se vi siete ritrovati scrivetelo nei commenti. Per oggi, in questo brevissimo video, io ho finito. Vi do appuntamento in settimana con tantissimi altri video che sto andando a mano a mano a fare.
tra cui vi ricordo l'oroscopo di novembre, l'oroscopo la luna piena, poi ci sarà venerdì, tarocchi e la canzone. Insomma, andrò a recuperare piano piano e andremo a fare degli altri video. Per adesso vi saluto, bye bye.